stato nelle corse di 5 regni, ma voglio dire, non è tocco di mano di Greco sul tiro di Cascia? Sì. Ha fatto una parata, mi sembra straordinaria, sul tiro di Cascia. Attaccata a posto. Vabbè, comunque credo che al di là di tutto, noi è 5 partite che subiamo degli episodi negativi. Capisco la vostra amarezza nel giudicare la partita, perché magari ci può essere un episodio dubbio, ma se noi andiamo a vedere le nostre ultime partite, Brescia compreso, c'era un rigore clamoroso. Però credo che al di là di tutto l'Ascoli oggi ha meritato la vittoria, fortuna o non fortuna, perché comunque anche dopo l'espulsione abbiamo avuto 4-5 occasioni per il 3-1. Poteva pareggiare anche l'Avellino, anche loro hanno avuto le loro occasioni, il palo, sta una partita combattuta, però non credo, insomma, che noi oggi abbiamo vinto solo con la fortuna, perché andiamo sotto, continuiamo a giocare, non perdiamo la testa, pareggiamo e continuiamo a giocare. Credo che oggi un pizzico di fortuna ci può stare per i legni anche che ha colpito l'Avellino, ma credo che alla stessa maniera l'Ascoli abbia fatto una partita importante e ha ribaltato dall'1-0, che non è mai facile, insomma, andare sotto qua l'Avellino e riuscire poi a portare a casa una vittoria. Mister, andiamo un po' prima alla gara, cosa è accaduto riguardo a Dai, che non era... Dai è già di stamattina... Praticamente all'ora di pranzo non si sono presentati a pranzo, continuavano beatamente a dormire, quindi all'11:30 penso che vada a sé, infatti, cioè, vada a sé che io devo tutelare un gruppo, al di là dei risultati, a livello motivi disciplinari sono rimasti fuori, non guardo in faccia nessuno sotto questo aspetto. Penso questa era una cosa che volevo fare al partenza, a Dai bisogna che invece... fatto bene fino a un certo periodo quando era fuori, adesso che sta giocando pensa di avere il posto garantito, ma mi sembra che oggi abbiamo fatto a meno da Dae e non si è sentita la sua assenza, quindi il gruppo viene prima di tutto, il singolo è una parte del gruppo, si può fare a meno del singolo e il gruppo credo che oggi abbia dato la risposta che volevo, non solo a quello che è successo ma anche alla brutta prestazione di Brescia. Credo che questa sia la migliore risposta, noi stessi innanzitutto, alla società che ci aveva chiesto comunque un segnale, e poi va da sé che chiaramente non finisce oggi il campionato, se possiamo fare questo tipo di prestazioni dobbiamo avere la continuità di farle il più a lungo possibile. Mister, 9 punti su 18 conquistati in trasferta, quindi possiamo avere un Ascoli formato in trasferta, e poi richiedo un parere su questa partita. Ma l'Avellino oggi è la prima volta che giocavo 4-4-2, nuovo allenatore, me l'aspettavo così. Sono una squadra che ha qualche difficoltà, come noi del resto, e c'è da combattere per tutti. I valori sono più o meno quelli, insomma, una squadra più forte in un reparto, l'altra in un altro, e in ogni gara può succedere di tutto, perché comunque effettivamente può succedere di tutto. Un'altra domanda, mi scusi? Ah, dei punti in trasferta, sì, è vero, abbiamo fatto 3 vittorie fuori, e di più di 9, perché... 3 vittorie. Abbiamo vinto a Carpi, Avellino e a Cittadella. E poi però abbiamo fatto anche dei pareggi, perché abbiamo pareggiato a Trapani, abbiamo pareggiato a Vercelli. Sì, no, ma è vero, però in casa forse abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato. Sicuramente in certe partite, Perugia compreso, potevamo aver centrato la vittoria, non ci siamo riusciti. Dobbiamo cambiare chiaramente marcia, soprattutto in casa nostra, perché è lì che dovremo conquistare la vittoria, fermo restando il fatto che nell'ultimo periodo, insomma, sapete, qui credo che siete anche voi degli esperti per quello che riguarda terremoto, ed è chiaro che non è una situazione semplice, perché comunque abbiamo giocato a porte chiuse e la prossima non lo so quello che succederà, però noi dobbiamo pensare solo al calcio e a far meglio per quello che riguarda appunto le prestazioni della Rimini. Mister, da oltre 20 anni che il Partenio le dice bene, insomma, cominciando da quella l'allenatore... o famigerata gara di Avellino Regina, no? Però da allenatore è la prima volta che vinco qua, perché ho sempre fatto solo un pareggio. Se ho giocato con Novara, abbiamo perso, con Dentella 2 volte un pari, una sconfitta, quindi credo che è la prima volta che da allenatore spugno il Partenio, forse nel momento giusto, soprattutto per noi, ecco. Mister, la tua volta, ma la vinta da calcio. Lì abbiamo vinto il campionato con quella partita, sì.
passato un po' di tempo. Se poi ha fatto tutti i risultati, perché io ho già visto 200 risultati. Sì, non lo sapevo. Io queste statistiche sinceramente non le guardo tanto, insomma. Sono della filosofia che ogni gara, ogni partita ha una storia a sé, quindi subentrano tante cose, fattore 5 compreso. Mister Costoni, buonasera. Buonasera. Ci dà una descrizione tecnica di Riccardo Orsolini, classe 97, perché nel primo tempo mi ha ricordato le vecchie ali della bella tradizione italiana di Matteo. È vero, ha ragione, oggi ha fatto un primo tempo straordinario. È un ragazzo che tecnicamente è molto valido, mancino però bravo anche a dribblare, come avete visto sull'esterno, perché oggi ha attaccato Don Cora anche dalla parte destra, insomma sul piede suo destro. È un ragazzo grande velocità, grande tecnica, deve migliorare sotto l'aspetto della partecipazione alla gara, essere più continuo, però è un ragazzo, insomma, che ha delle importanti capacità. Toccherà a lui chiaramente continuare a lavorare, a migliorare, a progredire in maniera continuativa, perché a volte si addormenta e chiaramente poi io lo tengo fuori, quindi prestazioni così sono importanti per lui, per l'Ascoli, ma non devono essere una ogni tanto, deve trovare anche lui la giusta continuità, però al ragazzo che ha grande qualità. Speriamo che sia domenico come dai. Speriamo di no. Parlerò con mister Giorgi, come sta? Giorgi sta bene, chiaramente anche lui. Giorgi, stamattina è successo un po' di confusione, no? Perché poi Giorgi ieri aveva avuto un problema all'adduttore, era molto in dubbio, e chiaramente se io avevo gli altri due probabilmente sarebbe partito dalla panchina. Il momento in cui sono venuti ho preso questa decisione, ho chiesto un sacrificio anche a Giorgi, e davvero capitano oggi, insomma, ha fatto tutto quello che era necessario per dare una mano alla squadra e aiutarci a vincere questa partita. Quindi io voglio vedere questo atteggiamento, questo attaccamento alla maglia, come a Giorgi la voglio vedere in tutti, perché poi abbiamo bisogno di tutti per arrivare alla salvezza. Piccolo appunto finale, diciamo, sull'ultimo quarto d'ora di gara, la gestione della palla, la Pasqua ha sofferto la Berlino, è stato un po' messo alle cose, distanti, il palo, la palla fuori. Sa, la posta in palio era...